Salve a tutti ragazzi, benvenuti a quest'ultima intervista. È un'intervista speciale, eh? A tema sì doppiaggio, ma non doppiaggio nei videogiochi, perché quella l'abbiamo conclusa con Annalisa Usai. Se non l'avete vista, andatela a vedere, perché è l'ultima intervista a tema doppiaggio nei videogiochi. Abbiamo fatto ben 11 interviste più uno speciale, 12. Lui è uno dei miei doppiatori preferiti. Avevo l'occasione di intervistarlo e avevo l'occasione di intervistarlo insieme, non insieme, ma nello stesso luogo, e farò una comparazione con la sua versione americana, cioè con l'attore americano che lui doppia. Sto parlando di Gabriele Lopez, la voce di Leonard in The Big Bang Theory, ma io lo amo soprattutto per il pinguino in Gotham, che intervisterò facendovi vedere anche spezzoni dell'intervista di Johnny Galecki, che ho ripreso personalmente. Non so se metterò i sottotitoli o se vi doppierò direttamente le risposte di Johnny, però metterò due domandine simboliche per poi passare all'intervista vera e propria a Gabriele Lopez. Questa intervista chiude definitivamente le interviste ai doppiatori. Forse ne farò altre, non lo so, per ora no. Quindi su Revolution, lo faccio anche perché in questo canale tutti a dire sai fare solo video dove parli degli altri. Così vi faccio vedere anche che io faccio molti altri video, molti altri contenuti, e questi contenuti derivano spesso dal mio primo canale, RaveTube. Riprendete le interviste precedenti ai doppiatori e gustatevi questa a Gabriele Lopez. Buona visione. In un episodio di The Big Bang Theory, voi, in cosplay, vi perdete nel deserto. Nella vita reale, frequentando da attore i Comic-Con, ti è mai capitata qualche situazione divertente? Oh, certo, siamo andati a 8 o 9 Comic Con la prima volta. Eravamo inesperti, non conoscevamo il successo della serie. Parliamo di una science fiction. Siamo partiti in treno da Los Angeles a San Diego e Chuck Lorre ci ha detto che c'era una sala da 7.000 persone e che ci attendeva. Eravamo colpiti, ci siamo detti non riusciremo mai a riempire la sala. È impossibile! C'erano anche quelli di Battlestar Galactica per giunta. Abbiamo insistito per avere una sala più piccola. Poi, quando siamo entrati in sala, non solo era gremita, piena, ma c'era anche gente che aveva passato la notte lì davanti pur di entrare. Quella, sì, beh, quella è stata la prima volta in cui abbiamo capito che la serie stava andando forte, che The Big Bang Theory aveva fatto successo. E fu particolarmente importante per noi, ma anche per tutti quelli che lavorano dietro le quinte, per capire il successo di quello che stavamo facendo. Questa grande famiglia c'era riuscita. Avevamo portato in auge una serie ed era meraviglioso, insomma. Dopo più di 10 anni, il personaggio di Leonard è diventato ingombrante nella tua vita? Oh, fame. Oh, la fama intendi? Ok. No, non mi dà fastidio essere associato a Leonard, perché Leonard è un bravo ragazzo. Per me è una grande fortuna interpretarlo, perché è un bravo ragazzo, appunto, e i fan dimostrano sempre affetto nei suoi confronti. Forse perché Leonard, come tutto il cast della serie, è un personaggio che mostra le sue fragilità ed è facile affezionarsi. Credo sia diverso perché invece interpreta un villain, un personaggio negativo, insomma, robe del genere. Leonard è buono, la reazione verso di lui è positiva e ti verrebbe di abbracciarlo perché è un grande, sì. Per quanto riguarda l'ingombranza di Leonard nella mia vita, l'attenzione viene dal successo. E questo fa parte del mio lavoro. Sono in una posizione unica e molto fortunata. E questo è bellissimo, perché ho la possibilità di conoscere persone belle, come voi. Belle persone che vogliono fare cose belle o vorrebbero farle. C'è un circolo di positività. Ovviamente c'è uno stronzo in ogni contesto. E se non lo trovi, spesso sei tu. Allora, ciao, Gabriele, io sono tuo fan. Grazie. Ciao. Ma non tanto per The Big Bang Theory, ma per Gotham. E io vorrei partire con questo. Come ti sei trovato a doppiare Robin Lord Taylor?
Guarda, dopo Leonard di The Big Bang Theory forse è in assoluto la cosa più difficile che io abbia mai fatto al doppiaggio, perché è un attore difficilissimo, pieno di sfumature, il personaggio del pinguino ovviamente per quello che è la, no, la, chiaramente tutta la saga di Batman, sì. Il personaggio che conosciamo, storico diciamo del fumetto, è rifatto in modo magistrale da quest'attore che è epico nel suo modo di recitare e ti dà modo di recitare anche in modo molto teatrale, che è una cosa che al doppiaggio non sempre si, esatto, può fare, quindi lì ho potuto impegnarmi in una recitazione anche un po' più teatrale, perché comunque chiaramente no, io ho una formazione inizialmente teatrale, poi mi sono avvicinato al doppiaggio. Immagino sia difficile vivere tutta la vita cercando di ottenere l'approvazione di papà. Non posso pensare cosa si provi, visto che i miei genitori mi amavano incondizionatamente. I miei sudditi fuggono verso Jim Gordon? Dopo che mi ha sparato? E la taglia sulla testa di Gordon? Allora, due cose da questa domanda. Intanto è bellissimo perché appunto il personaggio è pieno di sfaccettature, poi è così pazzo, ha quelle appunto sfumature vocali che ti sarei divertito un mondo. Sì. Ho sentito la lingua originale, le vostre voci sono molto simili, molto più di Johnny Galecki, cioè avete dei timbri similissimi. Chiaramente che succede che quando poi vieni selezionato vincendo un provino, come in questo caso anche stato per Robin Lord Taylor, in quel tipo di personaggio molto caratterizzato, chiaramente anche la tua voce si modifica se tu senti il mio doppiaggio del pinguino, ah, sì, rispetto, sì, ad, certo, altre cose. Non se lei, non lei, lo lei. Sapessi, non, no, se, nel senso che chiaramente almeno io sono della scuola di pensiero di cambiare, no, anche un po' la voce oltre che il modo di recitare, perché nel caso specifico è una caratterizzazione appunto anche a volte estrema, no? E quindi diventa questo a volte. Oh mio Dio. No, ed è, oppure, ah, oppure a volte stritolo. È molto è molto variegato, insomma, no? È colorito, è stato divertente e anche molto faticoso. Sono molto contento di averlo doppiato anche lui. Mi hai fatto emozionare con quelle due. Ah, bellissimo. Non me ne frega niente. Non sono tenuto a fare nulla di quello che dici, perché non voglio più vivere con te. Dove stai andando? A vivere con Penny, bastardo fuori di testa. Altre due domande. Intanto, come hai cominciato? Che è una cosa la più classica, di rito ormai. Beh, allora, diciamo ufficialmente ho cominciato 20 anni fa. Avevo fatto qualcosa da bambino, ma poco. Ho fatto tanto teatro a scuola, soprattutto al liceo, tanti spettacoli, ho recitato, insomma, facevo il laboratorio, poi ho studiato con un insegnante dell'accademia, ho fatto anche un corso di doppiaggio e poi facevo qualche brusio, qualche piccola cosa, mi aggiravo per le sale, nel frattempo mi laureavo, insomma stavo studiando. Quanti anni fa risale la gavetta? Ti ho detto, avevo circa 20 anni, ah, okay. Quindi ora ne hai 40, quindi ora ne ho 41. Quanti quindi ne hai? 41. Perché parte benissimo. Ti ringrazio. Ancora reggo, diciamo. No, comunque sicuramente è stato all'inizio un andare a piccoli passi, no? E un farsi conoscere dai vari direttori. Poi ho fatto il corso anche proprio per affinare un pochino la tecnica, perché poi il doppiaggio è recitare con una tecnica ben precisa, poi è quella che va applicata al doppiaggio. Hai tanti paletti, come dicevamo prima anche alla conferenza, il sync, il timbro, tante cose, insomma, che bisogna imparare. Quindi hai cominciato all'età di 20 anni? Sì, più o meno sì. Dopo le lezioni devo dedicarmi allo studio delle cronache dei treni. Oh, mai prima d'ora avevo potuto contemplare le cosce e le mutandine di una donna così da vicino. Ci descrivi brevemente le tue emozioni nel colloquiare e confrontarti con Johnny Galecki? Naturalmente è stata un'esperienza straordinaria. Noi ci eravamo già conosciuti, sì, di sfuggita, so, 11 anni fa a Roma Fiction Festival. E lui si ricordava, non solo si ricordava, ma la cosa più bella è stata ricevere i suoi sinceri complimenti e soprattutto il fatto che lui si sia emozionato sentendo una voce diversa sulla sua faccia e mi abbia detto che lo rendo ancora meglio di com'è lui, cosa che è un complimento esagerato per me. Cioè, io sono rimasto veramente colpito da questo e ovviamente non posso che esserne orgoglioso e sono contentissimo, perché poi ci ho messo l'anima in questo doppiaggio. Sono 12 anni che seguo quest'attore, sono cresciuto con lui, eravamo due ragazzini, adesso siamo due uomini, siamo cambiati, no? 12 anni, come diceva anche lui, succedono tante cose, no? E quindi sono davvero contento, dai. Ti voglio fare una domanda extra, ma prima ti dico che complimenti davvero, perché un punto
punto per il doppiaggio. Grazie, grazie mille. Vado a dire in America, mi doppiano bene. Beh sì, io ripeto, è stato un onore, l'ho detto anche a lui stesso, e soprattutto è stato bellissimo conoscerlo, perché è una persona tranquillissima, abbiamo chiacchierato tanto, anche di musica, poi lo sai, io sono anche un musicista, sì, questo ti sono anche un cantautore. Ah, ecco. I tuoi progetti futuri, e io lo so che sei un musicista, sei fantastico. Grazie. E... Grazie. Faccio tante cose, diciamo. Non sto mai fermo. Ho visto anche che hai fatto dei video su YouTube. Sì. Hai doppiato qualcosina con insieme a una ragazza. Insomma, sei disponibile. Seguo i solchi che mi portano via. Ora sei sabbia nelle mani, ora sei oceani lontani, ora ti ho persa dentro un sogno. Ora sei ciò di cui ho bisogno, ora sei il filo che si spezza. I tuoi progetti per il futuro, vorresti stare sul web? E le tue canzoni le metterai sul web o hai in programma un CD? Allora, guarda, è uscito il mio nuovo disco che si chiama Linee, che è uscito l'8 marzo di quest'anno. Sta su Spotify, sta dappertutto, su YouTube c'è il mio canale, potete vedere tutti i videoclip che sono usciti fino adesso. È passato su Radio DJ a Rosario della Sera da Fiorello, quindi insomma è già abbastanza noto a tanti, quindi se vi incuriosisce andatevelo a sentire. Linee si chiama. E poi andrò in tour adesso a suonare in giro, forse verrò anche qui in Sicilia a breve. Beh, allora sappiate che potete trovare pure su Instagram Music questa traccia, sì, lo taggate nelle stories dappertutto, insomma YouTube, su Spotify, su Instagram, poi ci sono, io c'è la mia pagina, ma insomma Facebook lo sapete, cioè mi trovate come Gabriele Lopez un po' ovunque. Ma la sapevi questa cosa, no? Che sulle stories possono mettere la tua canzone? Ah certo, sì sì, come no, sì sì, lo trovate perché è distribuito Artist First, quindi sta dappertutto. Ecco, fatelo e taggatelo. Così si fa pubblicità e noi siamo contenti per lui. E io ho finito, ti voglio ringraziare. Grazie a te veramente. Benedicimi, perché sono un doppiatore insomma, nascete. Quindi me la prendo tutta, così un giorno anch'io farò un qualcosa tipo Gotham, perché Gotham è finita. Purtroppo è finita anche Gotham, sì, quest'anno è stata l'ecatombe delle serie, cioè la deadline, no? di tutte le serie che doppio più importanti, però insomma ce ne saranno tante altre, ce ne sono già alcune in piedi, tra l'altro sto facendo Krypton, che è stata doppiata per ora la prima stagione, è sempre una serie Warner. Wow. e dovrebbe Superman, immagino. No, solo perché è il prequel di Superman, quindi c'è il nonno di Superman, e poi c'è quello che diventerà il Dottor Strange, che è quello che faccio io, che poi è un attore che avevo doppiato in un'altra serie, si chiama Sean Sipos, attore di origine greca, un biondino che ricorda un po' Brad Pitt. Lo vedrai, insomma, una bellissima. Io sarò, diciamo, lui, per il miglior amico di Superman, che torna indietro, diciamo, no, su Krypton per avvisare il nonno che ci sono dei problemi. Ma che figata! E questo è l'inizio poi della serie. Beh, speriamo che poi la vedrete, ecco. Va bene, noi abbiamo concluso e io ti ringrazio anche per avermi detto che la quinta stagione di Gotham sarà figa, io ti credo. Guardatela perché ce ne saranno delle belle, veramente. Iscrivetevi ai suoi social e noi ci vediamo al prossimo video.